Si avvia alla conclusione la rassegna estate Muse Stelle 2021 che dal 18 agosto scorso sta animando l'estate di Lucera nel Foggiano con spettacoli di teatro e concerti ospitati nell'anfiteatro Agusteo. Promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione e Primavera al Garibaldi, la rassegna si concluderà con l'ultimissimo appuntamento in calendario il prossimo 25 settembre. Fino ad allora però ci sono ben altri 4 appuntamenti, soprattutto per questo fine settimana. Nelle scorse ore il regista Alessandro Piva ha presentato il suo docufilm Santa Subito. Il film, vincitore del Festival del Cinema di Roma del 2019, racconta la storia del primo femminicidio in Italia, l'assassinio di Santa Scorese, la giovane pugliese assassinata il 15 marzo del 91 da uno stalker che la perseguitava da anni in un'Italia in cui il reato di stalking non era ancora considerato tale. Nel fine settimana invece spazio a Mario Rucci, stavolta in compagnia dell'orchestra Young del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Con la favola musicale Andrà tutto bene, mentre sabato 18 toccherà a Maria Paiato, una delle più raffinate, sensibili e amate attrici teatrali italiane, intrattenere gli spettatori con Le due zitelle di Tommaso Landolfi per la regia di Giulio Costa.